Il ballottaggio di Montecagnano Faiano conferma la fine dell'era Ernesto Sica. Vince Giuseppe Lanzara, che è il neo sindaco della città. Lanzara, esponente del PD, che con la coalizione di centrosinistra ha sconfitto Francesco Pastore, candidato del centrodestra, il Democrat ha ottenuto il 57,44% delle preferenze al secondo turno, mentre l'ex assessore comunale di Forza Italia si è fermato al 42,56%. Il sindaco parla di liberazione della città, di vittoria storica. Ecco le sue prime dichiarazioni rilasciate in esclusiva a Studio TV ieri sera in diretta. Beh, è stata la vittoria di una città che si è liberata dopo decenni di immobilismo, dopo una serie di percorsi amministrativi che non hanno portato a nulla di buono. È stata difficile perché c'erano una serie di incrostazioni, di ramificazioni. È davvero una liberazione questa vittoria per la città di Pontecagnano Che Faiano. stagione comincia per Pontecagnano Faiano adesso? Una stagione completamente nuova dove si metterà al centro il cittadino, gli interessi delle persone, si proveranno a risolvere i problemi e a guardare, ad avere una visione di medio-lungo periodo, provando a guardare con gli occhi dei bambini, delle mamme, dei disoccupati, dei cittadini comuni, senza rinchiuderci nelle stanze e cercando di stare sempre a contatto con la gente. Senti, è una vittoria questa anche per il centro-sinistra? Sì, come no, è certo, è una vittoria storica del centrosinistra, del PD, ma anche di tanti movimenti civici che si sono raccolti attorno a questa voglia di cambiamento che ha spazzato via il vecchio per aprire una nuova pagina, una nuova storia.